In seno a Lidis Majorana c'è l'insegnante Serena Cosentino. Parliamo dell'insieme di conferenze che fanno parte di uno studio che è stato ampliato sul territorio e che come fulcro ha il prosciugamento del Fucino e tutti i risvolti, i riflessi che ciò ha avuto sulla società. Allora partiamo da lontano, professoressa, per arrivare al futuro. Quanto è importante per i più giovani che si seguano queste iniziative con il fine di un orientamento che sia proficuo per un approccio giusto al lavoro. La scuola ha pensato di organizzare un'attività trasversale che parta effettivamente da lontano perché vuole raccontare come questo ambiente è stato modificato in maniera radicale dopo il prosciugamento del lago avvenuto intorno alla metà del primo secolo d.C. E lo scopo è quello di far conoscere il territorio ai ragazzi che lo abitano, che lo vivono, e di farglielo conoscere da un punto di vista storico, quindi facendo un percorso cronologico che parte dall'età romana, passa per il Medioevo, quindi con il restauro avvenuto in età federiciana, arriva poi alla bonifica, quella più nota, quella della seconda metà dell'Ottocento, ad opera della famiglia Torlonia, e fino poi a toccare il Novecento con la richiesta delle terre da parte dei contadini del Fucino e quindi alla riforma agraria degli anni 50 e alla costruzione dei borghi rurali intorno al bacino del Fucino. Quindi il nostro obiettivo è quello di inquadrare in maniera appunto storica, cronologica il territorio. Dare ai ragazzi delle precisazioni, dei dettagli su ciò che loro dovrebbero sapere, ma non possiamo dare nulla per scontato perché comunque il territorio va conosciuto, va studiato anche attraverso la lettura delle fonti, delle testimonianze che sono state ricostruite sul luogo. E poi in qualche modo collegarlo con le possibilità che il territorio offre a livello lavorativo. Per questo sarà interessante cercare di fare una sorta di censimento delle realtà industriali che esistono nel territorio e valutare insieme ai ragazzi quali possono essere o potrebbero essere le possibilità, le potenzialità occupazionali che offre la loro terra, soprattutto ai ragazzi che sono in uscita, cioè che fanno gli ultimi anni dell'Istituto Majorana e che quindi devono iniziare a pensare, in maniera concreta al loro futuro. Professoressa Cosentino, lei organizza e comunque coordina queste iniziative partite il 29 gennaio che si concluderanno ad aprile. Insieme, in mezzo, insomma, a questa varietà di belle conferenze, c'è anche una visita all'Aia dei Musei che avrà luogo a marzo e si dovrà ancora identificare per questo la data, ma soprattutto l'orientamento per i ragazzi prevede anche che ci sia una guida a ripopolare, tra virgolette, lavorativamente quella che è la Marsica, a restare qui nel loro posto d'origine. Io credo, ritengo che sia giusto per chi vuole fare l'esperienza fuori, fare il percorso universitario, quindi ampliare la propria formazione, fare anche esperienze all'estero sarebbe l'ideale, per poi eventualmente ritornare nella terra dove si è nati e contribuire a migliorarla, a farla crescere, come sarebbe giusto per chi voglia farlo.